Ma resterà vuoto ancora per molto tempo il prestigioso palazzo Ciavoli Cortelli in piazza San Pietro, nel cuore terremotato del centro storico dell'Aquila. Oggi sono stati riconsegnati i lavori di ricostruzione post-sismica, costati 5 milioni di euro e durati circa 3 anni. Essendo un palazzo storico vincolato e di pregio, ha avuto la precedenza nell'iter dei finanziamenti. Il palazzo è per metà pubblico, per metà privato. La prima è dell'Università dell'Aquila e prima del sisma ospitava la facoltà di archeologia medievale. In futuro ospiterà la direzione centrale. Ma il problema resta quello degli allacci di acqua, gas e luce. Molti palazzi ricostruiti nel centro storico non sono abitati proprio per questa ragione. Paolo Inverardi, quando l'università riuscirà a tornare qui in questo prestigioso stabile? Ma noi pianifichiamo di tornare in modo stabile quando rientreremo a Camponeschi, perché qui ci verrà una parte dell'amministrazione. Prima, non appena avremo i sottoservizi e quindi la disponibilità, invece intendiamo comunque utilizzarlo per ospitare mostre, per insomma renderlo un luogo fruibile in questa parte del centro per tutta la città. A cosa saranno destinati questi uffici? Questi uffici saranno destinati all'amministrazione centrale, che tornerà in centro non appena sarà consegnato anche Palazzo Camponeschi, e naturalmente ci saranno tutti i servizi. La parte privata, prospiciente Piazza San Pietro, è invece di proprietà dell'architetto Roberto Di Paola, ex direttore generale dei beni culturali in Abruzzo. Non vede l'ora di tornare a vivere qui e riaprire il suo studio e promette: affitterò gli appartamenti e locali di mia proprietà a prezzo calmierato, il minimo dopo aver ricevuto dai contribuenti milioni di euro per ritrovarsi un palazzo ricostruito molto più sicuro e bello di prima. Sicuramente i prezzi saranno per ora talmente calmierati che non sarà possibile affittare perché la città in questo momento non è abitabile. Quindi l'appello al sindaco è quello di consentire al massimo la vivibilità per riprendere la vita di alcune parti della Ci città. saranno problemi di allaccio? Questo sembrerebbe di sì, almeno per ora dipendiamo anche da questo, insomma. Io credo che bisogna intanto armarsi un po' di pazienza e aspettare che il comune consenta gli allacci, le cose. Credo che appena facendo un po' di strategia, appena sarà consentito riprendere la vivibilità di certe parti di città, e io mi auguro il più presto possibile questa, si possa ritornare a creare dei punti di riattivazione dei flussi di sangue, diciamo, con un'allegoria, con i flussi di vita della città.